DVD montando circa 36 telecamere in giro per il palazzetto, e abbiamo fatto questo DVD. E quello, devo dire, è stato un po' l'inizio del mio lavoro nel mondo della musica, perché è stato un DVD comunque nell'ambiente ha fatto un po' parlare, tra virgolette, e ci hanno contattato altri artisti, Esatto. tra cui Vuoi ero vedere qualcosa? Sì, felice. abbiamo un video di Leandro che riassume in 2 minuti un po' il suo lavoro, anche se non bastano 2 minuti, però adesso lo vediamo. Se lo vedete un po' a scatti, dipende dalla vostra connessione, quindi alcuni magari non lo vedranno proprio super nitido, ma partiamo pure. Perché finché c'è qualcosa da scoprire, tutto sembra ancora possibile. Tutto c'era. Davvero un po' di tutto, molto. Sì, sono tanti lavori fatti negli anni, c'erano appunto alcuni videoclip e alcune pubblicità che abbiamo fatto. Poi quello dell'inizio che era un po' tagliato era il trailer della nuova serie di Netflix che si chiama Baby, che abbiamo curato noi. C'è Ok, Magnus. senti Leo, io ti chiederei una cosa, siccome c'è un pubblico molto appassionato di fotografia qua, Manus stacca il microfono. C'è un pubblico molto appassionato di fotografia qua. Puoi Sì. spiegare un po' qual è la contiguità magari tra il tuo lavoro e il mestiere di fotografo? Ma devo dire che per certi versi a volte è più facile il mio mestiere che quello del fotografo, perché a volte il fotografo con una sola immagine, con un solo frame, deve raccontare tantissime cose. Invece il regista ha molte più immagini a disposizione con le quali poter raccontare e giocare. A me piace molto il cinema che si basa sull'estetica e anche i miei lavori, penso, i miei videoclip sono molto estetici. Infatti io quando faccio un videoclip cerco di non raccontare mai nulla. Non mi piacciono i videoclip con storie, cioè non c'è mai una storia in un mio video, perché la storia penso che se la deva inventare nella testa chi ascolta la canzone. Quindi io cerco sempre di fare dei video molto estetici e con poco contenuto, se vogliamo usare questa parola, che in realtà non è così, perché poi il contenuto ognuno glielo dà guardandolo. Però sì, io non racconto mai storie. Ci sono tantissimi videoclip bellissimi con storie, ma nei miei no.
che rapporto c'è fra l'immagine, ma si parte se a me piace molto la fotografia che cerca sempre di fare una specie di setup attorno, anche se di reportage, comunque c'è sempre una specie di setup, no? Quindi già una cosa in più all'interno del frame sta raccontando qualcosa. Quindi penso che sì, sia molto collegata l'immagine video e l'immagine fotografica. Ok. Oliviero, hai ancora qualcosa da dire, Leandro? No, Leandro è un artista moderno. Lui dice che mi interessa l'estetica. Ha ragione. Quando vedi, è disturbato. Quando vedi queste storielle, c'è un microfono da qualche parte. C'è un microfono che dà fastidio. Quando vedi queste storielle, c'è la storiella, certi pubblicitari, per esempio, fanno questi spot pubblicitari con la storiella. Dopo che l'hai vista tre volte, ti fa già anche girare i coglioni. È molto meglio qualcosa che abbia una forma, e da questa forma qui poi costruisci tu con la tua fantasia. Esatto, infatti. No? Come le storielle, solo che bisogna trovare. No? Le idee utili dei pubblicitari. Hanno l'idea utile della storiella e dopo quando la sentite, come la barzelletta, no? Quando già senti la seconda volta ti fa girare i coglioni, dice la conosco, la so già, ma in pubblicità. Bisogna trovare anche il committente giusto, però non tutti gli artisti sono disposti a fare dei video senza storia, ognuno c'ha il suo gusto. Io mi ricordo sempre quando ho fatto il video per Franco Battiato della canzone quando ero giovane. È una canzone molto descrittiva, parla di Milano anni 70, parla di posti precisi, Parco Ravizza, quindi era molto semplice andare a fare un video che raccontasse queste cose che lui stava cantando. E certo, però sarebbe stato molto più facile. Invece noi abbiamo pensato di portare Battiato in un mondo astratto, quindi l'abbiamo filmato con la telecamera della Xbox, la Kinect, portandolo in un mondo completamente surreale, astratto, completamente nero e buio. E lui ha capito. Certo, lui ha capito. Infatti ho detto, ci vogliono gli artisti che capiscano e che riescano ad entrare in quest'ottica, no? Del dare a... Il committente deve essere intelligente, se no non farai mai un buon lavoro. Ricorda. Se il committente è stupido, sarà un lavoro stupido. Sì, no, anche perché poi il cantante si porta dietro il video, quindi deve piacere al cantante il video, oltre che a te che lo fai. Quindi, no, ma c'è il cantante intelligente che dice, domanda cosa ne pensi, cioè che impara, quello che impara è quello che vuole imparare, come tutte le cose. Vero, verissimo, verissimo. E adesso chi è il cantante che sta lavorando? Qualcosa di nuovo? Ma adesso no, adesso ho finito un lavoro, prima del lockdown ho finito un lavoro che sono andato a girare in Marocco, che ho montato durante questa quarantena, e ora niente, siamo in attesa di iniziare a capire cosa succede, perché il nostro lavoro, come lei sa e come tutti quelli che fanno il nostro mestiere sanno, è un lavoro in cui è impossibile stare a distanza, quindi cioè, se io devo fare una ripresa di un primo piano è un po' difficile stare a un metro, sì, posso usare un obiettivo che mi permette di avvicinarmi, però a me piace molto muovermi nei miei set, e quindi insomma vedremo come si svilupperà il nostro modo di lavorare. Bene. Dai, prima o poi riusciremo ad andare a fotografare e filmare Bob Dylan, giusto? Giusto. Ti ricordi quando siamo andati a Milano? Siamo stati a così. Così, eh? A così di fotografarlo. Vedrai che cosa, lo faremo diventare famoso, dai. Esatto. Bene. Leandro, grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi davvero. Tanti auguri, buon lavoro. Continua così. Grazie, ciao a tutti, grazie mille. È un buon esempio, scusa, un buon esempio. Grazie, Oliviero, troppo gentile. Grazie, eccomi. Posso dire una cosa? Ciao. No, Leandro. Ciao. Allora, adesso io direi che facciamo un attimo le cronache da YouTube, perché è successo, credo che si sia una... Adesso è ripartito, vero Michael? Allora, adesso è ripartito, siamo online, quindi benissimo. C'è stato un problema con il copyright e quindi ci hanno fermato di netto, tranciato di netto la live. Ma noi siamo tornati più attivi di prima, piano piano stanno ritornando tutti, siamo già in 347, prima eravamo 1100, quindi stiamo andando benissimo, ma tornerà ad andare bene. Tra l'altro bellissimo lo scambio che c'è nella live tra le persone che partecipano, perché insomma si scambiano pareri, c'è una bellissima community, quindi sono davvero felice.
E niente, se ci banneranno un'altra volta, torneremo un'altra volta. Non c'è problema. Sì, chiediamo davvero scusa a tutti gli amici di YouTube se purtroppo, ma non ci possiamo fare niente, abbiamo fatto i pirati e giustamente ci hanno cacciato. Però se avete perso qualche minuto di questo workshop, vi voglio anche dire che c'è comunque la possibilità di recuperarli questi minuti, perché poi noi lo stiamo registrando tutto il workshop e quindi poi lo rimetteremo online e ci sarà la possibilità di continuare a seguire. Mi è sparito Oliviero, non so dove sia. Susanna, Oliviero è... No, sto mangiando un panino. Ci sei, mi è risparito, ok, giustamente stai mangiando, va bene. Senti, comunque Michael, come quindi sta andando bene anche su YouTube? Stanno seguendo tutti? Sì, assolutamente sì, stanno seguendo tutti e si trovano tutti, insomma, è bellissimo il fatto che rispondano tra di loro, commentino le foto e comunque si stia creando appunto un dibattito anche all'interno della chat su quello che succede nel durante, quindi benissimo, e sono anche molto felice perché piano piano appunto stanno tornando tutti e tutti hanno capito il problema, e che ovviamente sono cose tecniche, ogni tanto capitano, ma insomma pronti ad andare avanti e andare avanti meglio di prima. Allora, adesso a me tocca fare Loris F. Spegni il microfono. Allora, mi tocca fare un po' l'antipatico. Scusate, avete capito che purtroppo il mio ruolo è quello di fare antipatico, ma se non facciamo così non riusciamo, nessuno di noi riesce a seguire. Allora, e devo fare particolarmente l'antipatico adesso. Ovviamente con questa cosa che è saltato YouTube abbiamo avuto un attimo di problemi anche noi internamente, abbiamo dovuto fare brigare un pochettino per poter riattivare la chat. Nel frattempo vi avevamo detto non mandate richieste per essere inseriti su Zoom, quindi quelli che erano già su Zoom ovviamente possono rimanere, quelli che erano su YouTube e si sono aggiunti a Zoom, noi adesso ci mettiamo magari 10 minuti, ma li dobbiamo riescludere perché noi abbiamo bisogno di avere una capienza che ci permetta di far intervenire altra gente. Se vi escludiamo noi non avrete più la possibilità di rientrare nel caso foste chiamati. Se invece adesso voi che siete entrati dopo ritornate su YouTube, non vi dobbiamo escludere noi e se vi dovessimo richiamare avete la possibilità di rientrare. Mi dispiace fare l'antipatico, ma purtroppo i posti sono quelli che sono e sono stati più veloci a riuscire a entrare. Ringrazio quelli che si stanno, vedo che il numero sta scendendo e quindi ci sono ancora una ventina di persone che non si sono scollegate. Ringrazio tutti quanti quelli che si sono scollegati e sono tornati su YouTube. Allora, se Oliviero è pronto, io direi che altrimenti iniziamo comunque con Settimio, e io direi che Fabrizio possiamo mandare la terza tornata di fotografie. Oliviero, tu senti bene? Sto guardando. Okay. Interessante. Procedi pure, Spookes. Vai. Non so, si può commentare, ma solamente far vedere che non abbiamo buttato via niente. Sì, vediamole tutte e poi ci fermiamo su una. Sì, torniamo su qualcosa. Sì. Come vedete ce n'è qualcuno che è assurda.
Cioè, veramente diventa vecchia subito, eh? Ci sono tantissime lumache. Si vede che è una cosa che piace la lumaca. Bene, cosa, quale ti ricordi? Un attimo, finiamo. Mi ricordo quella divisa in due. Vediamole tutte, vediamole tutte. No, no. Ah, tutte, sì. Ok. Quale ti ricordi? Io mi ricordo... aspetta, quella era lì. Top, metto sotto, sopra, lì. No, quella prima. Io mi ricordo questa. Vogliamo chiamare l'autore, Oliviero? Chiamiamo, sì. Allora, se c'è l'autore... No. Faccia... E quella... E quell'altra, vai su un momento ancora. Stefano Canale, sei tu l'autore? No, torna giù. Geniale, scusa. Quella, quel ritratto lì, quella faccia lì. Oliviero, aspetta. Questa. Questa credo sia la nostra. Andreana. Andreana. Che... Andreana? Che ci segue spesso. Però prima, torniamo a quella prima un attimo, poi Andreana la facciamo. Andreana, intanto preparati, se sei qua, altrimenti scrivici su Instagram se non sei riuscito a collegarti e dopo ti Andreana, no. Allora, Stefano, questa qui era tua? Prima sì, questa non lo so. No, questa è di Stefano, che è qua collegato con noi, lo vedete? Stefano, sì. Stefano, da dove vieni? Io dalla Puglia, da Andria. Ok. Oliviero, lo vedi? Stefano, geniale. E cosa fai, il fotografo? No, io sono un musicista, chitarrista, e sono anche un insegnante di musica. Ah. E studio fotografia da 2 anni. Dove studi? Ho studiato con un insegnante, un architetto che è della mia città di Andria, che ha seguito anche dei workshop con te e con Settimio, e niente, poi su dei libri, seguo le vostre dirette, insomma, mi piace studiare la fotografia. Mi piace studiare la fotografia, raccontami, mica male qui, l'hai fatta adesso, spero. Sì, sì, è la mia compagna questa. L'ho fatta dopo la richiesta del movimento, hai pensato che questo era il tema. Sì. Interessante, perché... sul discorso movimento, ma anche del, diciamo, dell'essere messi a un angolo, quindi sì, hai possibilità di muoverti, però siamo comunque bloccati, e quindi insomma ho voluto mettere in risalto, ingabbiati, entrambe le cose, ecco. Oliviero, dimmi se penso giusto e potrebbe essere interessante per la discussione. Secondo me, a quello che a te piace, secondo me quello che a te piace, Oliviero, al di là del movimento, è il fatto che l'inquadratura sia precisamente divisa in due parti, in maniera molto simmetrica e molto precisa. O sbaglio? Ma ovviamente lì c'è qualcosa di questa precisione della dimensione dello spazio, e nello stesso tempo questo movimento poco preciso, e questa poca precisione della tua condizione all'interno di questo spazio preciso, capisci? Qui è un contrasto di due situazioni. Quella parte geometrica mi fa pensare in un certo modo, e quell'altra mi mette in contrasto al pensiero della prima. È per quello che le cose piacciono o non piacciono, come dicevo prima, perché ci smuovono dei tuoi valori. Vanno a toccare, a scontrarsi, o a aiutare, o a ingrandire, o a magnificare, o rimpicciolire dei tuoi valori, vanno contro o per i tuoi valori. E che si sommano, e più ne hai, e più hai la possibilità di comprendere, di capire, di verbalizzare anche le cose, no? Devo dire che questa confusione di questo corpo, questi capelli messi anche male, insomma, che si muovono, non si muovono, e questa qui che cerca di passare, e questa poco forma, cerca di passare invece questa forma molto precisa, capisci? Cerca di entrare in questa dimensione di precisione. Devo dire che il colore è molto bello, questo grigio più chiaro sul verde, insomma, ecco,
insieme di tante cose. Grazie. E poi questo atteggiamento di questa persona, di questa donna, molto tesa, con le spalle alzate, quindi sembra che potrebbe anche urlare, sta picchiando i pugni. Infatti mi sta non so cosa stia facendo. Sta picchiando sul muro. Esatto, quindi come dire, lasciatemi passare, lasciatemi uscire, non ne posso più. Ecco. Allora, una cosa. Adesso ho spiegato in modo che alla fine non bisogna spiegare queste cose qui, vi sto cercando di spiegare un sentimento che così mi trovo. Sai una cosa che qui, seguendo quello che spesso Oliviero dice, che nessun dettaglio è piccolo, devo dire che a me dà un po' fastidio, giusto per una critica costruttiva ovviamente, quella roba lì, esatto, quel braccialetto lì, cioè esatto. Questa donna che è nuda in questo ambiente neutro, sono andato una cosa molto interessante, a me l'occhio inevitabilmente finisce lì. Avete capito fin dove arriva l'occhio? Hai ragione, Settimo, hai ragione. Visto bene, che fa tanto, no, anche togliere qualcosa, perché piuttosto, qui lo dico, qui lo nego, Oliviero, tappati le orecchie, piuttosto toglielo con Photoshop, cioè no, non si è tappato le orecchie. Fai la prossima foto. Ok, faccio certo. Photoshop, fate la prossima foto. Grazie. Però, l'occhio... È una cosa che sì, dal lato positivo è fantastica questa foto, soprattutto in quel segno della spina dorsale che è esattamente in corrispondenza alla divisione a metà dell'immagine. Quindi, lì è veramente... Gli interessi hanno sensibilità, come vedete. Sono d'accordo, bravo, sono d'accordo. Vi ringrazio. Il corpo continua il segno netto dell'ambiente, quello molto interessante. Non fare Photoshop. No. Ciao Stefano, grazie mille. Grazie mille a voi. Grazie Stefano, ciao. Grazie molte. Adesso Andreana, ci sei? Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Ti sentiamo, parla pure che così almeno compari anche. Sì. Allora, Andreana, dobbiamo dire che noi magari non proprio tutti lo sanno, ma credo quasi tutti, con Oliviero abbiamo fatto negli ultimi 2 mesi una diretta ogni giorno su Instagram alle 17:30, che è quella da cui poi è nata questa giornata, questo lungo workshop che stiamo facendo. Andreana è stata forse quella che dal punto di vista proprio del talento fotografico, non so come dirlo, ma lo lasciamo dire Oliviero, si è contraddistinta di più tra quelli che ci hanno seguiti, perché tutte le volte che ha partecipato ai contest che facevamo mandava delle belle fotografie. Grazie. Allora, qui siamo di fronte a una persona che ha del talento. Quando abbiamo chiesto di fare le fotografie dei blue jeans, l'unico ritratto, l'unica immagine veramente nuovo e interessante giornalisticamente è stata la sua. Comunque anche qui è strano, non sapevo fosse tua, ti giuro, l'ho scelta così. E devo dire, piacere comunque il movimento fra la ridere e l'ulare, cioè è un momento di disguido fisico della faccia, può essere anche uno starnuto, un urlo, un'imprecazione, una bestemmia, una... Comunque è un momento, questo movimento, questa transizione fra un viso sorridente a un viso così sofferente è molto interessante qui. Né? Sì. Soprattutto questa bocca della testa, la composizione è fantastico. Questo qua è forse una delle foto migliori che abbiamo avuto, se ben mi ricordo. Cosa dici, Spookes? Che cerca di parlare in veloce. Confermo. Parlo io, scusa. Senza nulla togliere al talento di Andreana, però devo dire onestamente che io normalmente do sempre un po' meno importanza al talento rispetto ad esempio di quando non faccia Oliviero. Una cosa che vorrei sottolineare su Andreana, adesso non per dire pro domo nostra, però Andreana ha fatto dei workshop con noi. Quanti ne hai fatti? Uno, due, Andreana? Due ho fatto. Quello, il Andreana, primo ha fatto workshop con noi. Andreana ci segue. Cioè, voglio dire, ok, certo. Va bene il talento, diciamo il talento, ma la
volontà, la costanza sono molto più importanti, e Andreana ha dimostrato di averli, ha fatto due voce con noi, ci segue, e questo si vede. Io mi ricordo le prime immagini di Andreana, erano molto diverse da queste, molto. Beh, comunque si vedeva che aveva il manico. Sì, comunque sono d'accordo che comunque chiaramente partecipare ai workshop, ora non è per fare pubblicità chiaramente, ma è ovvio che mi ha fatto, diciamo, raddrizzare il tiro e quindi capire cosa sbagliavo, cosa facevo bene e, insomma, qual era la strada giusta per creare quello che poi ho creato. Quindi, insomma, chiaramente mi sono serviti questi workshop, come tutte le cose che si imparano e ti restano dentro, comunque ti aiutano. Cosa ti è stato più utile adesso in questo nostro workshop, come dire, in mancanza di quelli fisici che poi sicuramente anche faremo? Visto che hai partecipato a due nostri workshop, quali sono stati gli elementi, secondo me, primari, più utili per far avvenire questa evoluzione, se evoluzione c'è stata? Per capire. Sì, diciamo che appunto in realtà quando il contenuto è un contenuto valido, diciamo, e quando chi ascolta il workshop, sia fisico che chiaramente online, se appunto ognuno di noi si mette in gioco, diciamo che la differenza non c'è più di tanto, se il contenuto quindi è importante di alto livello e se la persona si mette in gioco. Quindi in realtà sì, a parte la condivisione dello spazio, dell'emozione, che chiaramente quando sei fisicamente insieme è diversa, in realtà il mio approccio è stato lo stesso, cioè di togliermi tutte le fissazioni che magari uno si può fare nel cervello, togliersi la paura di sbagliare e il rischiare, appunto, cosa che ho fatto anche ai vostri workshop, perché io mi ricordo che tutti noi eravamo arrivati con macchine fotografiche, cavalletti, insomma tutta l'attrezzatura del mondo. Quando voi parlando ci avete fatto capire chiaramente che quella era l'ultima cosa alla quale pensare, io la prima cosa che ho fatto è chiudere lo zaino, ho preso il mio telefono e ho detto: ok, almeno non sto lì a far vedere che magari sono brava con la manualità, col manuale, con le cose, penso al messaggio, al significato, a quello che voglio dire. E per fortuna alcune cose erano state anche apprezzate, ma appunto penso perché c'è stata questa voglia di mettersi in gioco, di arrivare all'essenziale, togliere tutto il superfluo e arrivare all'essenza, perché sennò si rischiava di fare copie di altri. Invece la cosa fondamentale è non copiare, prima cosa, non copiare, imparare, togliere il superfluo e arrivare all'essenza che ognuno di noi ha unica, comunque. Esatto. È stata molto utile perché tutti ti hanno ascoltato, alla fine si impara così, dagli altri, perché certo, ognuno è diverso, arriva a formulare queste intenzioni, queste voglie e queste aspirazioni in modo diverso, e questo serve per far capire a tante persone come bisogna procedere. C'è una sequenza del fare le cose, no? Quindi ti dicono il movimento, e uno di sequenza mette insieme la sua vita, quello che sa, i suoi ricordi, la sua cultura, la sua memoria, le sue aspirazioni e la sua condizione. Invece, alla fine arrivi all'essenzializzare con un'immagine quello che stai vivendo. E poi, se posso aggiungere solo una cosa su questa fotografia, quello che volevo fare è, grazie a questa foto, dato che non si sente mai parlare di come, nessuno ne parla di come stiamo dentro, ma magari si pensa al fatto che è tutto bloccato, ai soldi, solo la parte economica. Con questa fotografia spero che chi la guarderà penserà: ah, ma allora io com'è che sto dentro? Cioè, che faccia riflettere comunque in un certo senso le persone, non a quello che
vedono fuori, ma a cosa provano dentro, cosa che è stata sottovalutata. Una bella riflessione. Grazie Andreana, grazie. Grazie a voi. Grazie Andreana, complimenti. Ti vogliamo nel circo futuro. Sarebbe un onore per me, diciamo, grazie. Trapezista, cosa vuoi fare? Dobbiamo prendere la foto. Mangiatrice di fuoco. Va bene tutto, va bene. Si impara. Ok, grazie mille. Grazie. È arrivato il momento del nostro perso il conto, credo quarto ospite, quinto, che è Marco Morosini. Marco, ci sei? Marco, ci sei, io ti vedo. Marco? Marco, se ci sei, sblocca il microfono. Tira fuori l'alpaca. Io ci sono, mi sentite? Sono lì, con una bellissima spirale colorata. Come va, Marco? Buongiorno a tutti, molto bene. Molto bene. Marco, non potevi essere che così. Puoi spiegare ai nostri ospiti chi sei, Marco Morosini? Allora, io sono Marco Morosini, sono di Pesaro, e, ho studiato l'ISIE di Urbino, ho studiato graphic design e poi sono stato all'estero, in Germania e a Vienna, dopodiché sono stato al centro di ricerca di Oliviero Toscani, fabbrica, a Treviso, e dove ho imparato veramente a... imparato, non so se poi veramente ho imparato, poi lo dirà Oliviero, ho imparato bene, comunque mi ha insegnato a pensare. Quello che voi state dicendo ora sulla fotografia non è da applicare solo alla fotografia, ma può essere applicato ovunque, può essere applicato all'architettura, può essere applicato alla musica, può essere applicato appunto alla grafica, perché quando parlate di contenuti e così via, soprattutto anche in grafica, spesso ci sono dei grafici che lavorano semplicemente con la decorazione, diventano del decorativismo. E quando invece la grafica pura è proprio comunicazione. Infatti poi dopo vi ho mandato anche un paio di immagini da guardare legate al movimento anche di Bob Norda e di Max Huber, proprio parlando del concetto di una semplice immagine, quanto può avere un contenuto se può essere decorativa. E quindi ho lavorato diversi anni con Oliviero, poi sono tornato a Pesaro, ho aperto il mio studio e mi sentite, no? Sì, scusami Marco. Enea Zani, stacca il microfono. Enea Zani, o ti escludiamo noi? Scusami Marco, prego, continua. Nessun problema. Dopodiché appunto, dopo l'esperienza con Oliviero, sono tornato a Pesaro, ho aperto il mio studio di design e abbiamo lavorato per diversi marchi nazionali e internazionali, tra i quali Ferrari, Maserati, abbiamo lavorato anche molto nella moda. Comunque, al di là di queste esperienze, ho creato nel 2005 un marchio che si chiama Brandina ed è un marchio che realizza borse e accessori realizzato con il tessuto appunto dei lettini da mare. Tra l'altro questo marchio nasce proprio da un progetto fotografico, perché io feci un libro di ritratti di tutti i bagnini della riviera Adriatica, da Cattolica a Bellaria, fu pubblicato da Electa Mondadori, e nel realizzare la copertina di questo libro feci la copertina di questo libro col materiale della Brandina, del tessuto della Brandina, e quindi da lì nacque l'idea di realizzare delle borse. Presi questa idea, perché io sono un designer, non sono un imprenditore assolutamente, andai da diversi imprenditori a presentarlo e nessuno lo sposò questo progetto. Dopodiché io o lo gettavo o lo sviluppavo. E ho pensato che era un peccato buttarlo via, e allora l'abbiamo sviluppato. E quindi ad oggi mi... una catena di negozi... È stato un disastro, sì, perché... Ho dovuto abbinare all'esperienza, alla bellezza di progettare e di fantasticare e di essere immerso in un progetto quando ti trovi davanti a questo tipo di lavoro, tutti gli altri aspetti invece di management, di coordinamento, di gestione delle persone, di gestione dei magazzini, della finanza, che è tutta un'altra cosa. Però ti insegna a vedere il progetto in maniera veramente globale. E veramente li vai ancora di più nella sostanza. Perché come? Fa vedere qualche immagine. Allora, poi con Oliviero, ecco, possiamo vedere partire. Allora, questa immagine qua, mettiamola solo con il marchio adesso. Ce n'è una solo con il marchio. Allora, per esempio, questa immagine qui fu realizzata da me e Oliviero il 4 marzo di quest'anno. Allora io chiamai Oliviero e gli chiesi: guarda Oliviero, sai cosa sta succedendo? Insomma, realizziamo un'immagine con Brandina che parla di cosa ci sta succedendo. Se spucca, per favore, puoi mandare intanto quel video
dei messaggi WhatsApp che sono stati realizzati tra me e Oliviero. C'è un piccolo video. Sì. Sì, beh, è semplicemente la nostra chat. Guarda se riesci. No, sono due video, però se non li trovi uguale. Io intanto ti faccio pubblicità, Brava Susanna. Se non c'è il video, allora io sono partito, diciamo, parlando con Oliviero, e ho detto: guarda, dobbiamo realizzare un'immagine. Quindi allora, questa immagine qui ho, era bello vedere anche le altre immagini, perché comunque sono state realizzate una serie di step per arrivare a questa cosa qua, dove io ero partito appunto con altri soggetti, con altri modelli, Oliviero che mi spinge a migliorare, a trovare un altro, a andare ancora più nell'essenziale di quello che stavamo facendo. Perché poi credo che un'immagine, questo che ancora non l'abbiamo detto oggi, soprattutto la fotografia, va letta anche in rapporto al momento storico. Quando noi abbiamo pubblicato questa immagine il 4 marzo, io sono stato travolto, totalmente travolto, da messaggi negativi dal web. Vergognatevi, dovete licenziare voi il social media manager, questo fa parte della scuola di Toscani, fai schifo, acquistavo le borse Brandino, non le acquisterò più, e così via. Ma una serie di... Se volete ve li leggo anche alcuni. Guardate, questa qui è interessante, perché mentre parlavamo, no, allora... Questa qui era una parodia dello spot che era uscito su Canal Plus in Francia. E qui sono solo, diciamo, del work in progress, di tutta la realizzazione nostra. E mi mandava queste foto qui, e dicevo, voleva fare la campagna, così dicevo, ma cosa fai? Ma che casino, troppo... No, vabbè, dopo le mascherine ci deve essere il tessuto. Però lasciamo stare. Allora, ecco, finito qui, fermati. Ecco, qui Oliviero chiaramente... sempre molto molto diplomatico, non c'è niente di interessante, punto, ok, esatto, interessante. Buttiamo via tutto e si riparte. Quindi avere sempre assolutamente l'umiltà di ripartire e di ripartire da zero, punto, perché in questo caso qui lui ha buttato via tutto e via, siamo ripartiti da zero, ok. Quindi là mi ha detto: prendi una cinesina. Poi c'era totalmente lockdown, come del resto c'è adesso. Allora abbiamo dovuto trovare questa modella cinese, che non era facile. Abbiamo preso una ragazza, la figlia di un proprietario di un laboratorio cinese che cuce borse. È la mia cinesina che ti ho mandato io. Qui vedete, c'è anche la tua cinesina. Chiaramente dopo Oliviero... Ma manda pure avanti il video, se arriva. Ecco. Quella che volevo io, quella che ho fatto questa, io. Questa è la cinesina, vedi, che era un ritratto che fece Toscani. Vai pure avanti. Un ritratto che fece Toscani per Vogue, credo, no? Allora, no, ecco qua. Ferma. Vuole una cinese così. Ecco. Fare una cosa con la mascherina, madonna. Non era assolutamente facile trovare la cinese così. Ho detto, ci dobbiamo accontentare, qui siamo in provincia e soprattutto in questo momento. Ne avevo trovato una carina che lavorava in un negozio, sono andato a chiederlo, ma non si è prestata a fare la fotografia. Quindi da qui siamo partiti, abbiamo preso sta ragazzina e così via. Vai avanti pure, Spookes. Ok. Comincia a essere decente. Quindi qui siamo arrivati qua. È bello vedere questo work in progress di come nasce un'immagine. Via le orecchie, niente maglietta, via. Ecco. Qui iniziamo ad arrivare vicino alla soluzione finale, dove mi ha detto: togli tutto, togli la maglietta, avvicinati con il taglio, togli le orecchie. E qui siamo arrivati alla pubblicazione, appunto, del 4 marzo. Fai partire anche l'altro video, Spookers. Ce n'è un altro dove vediamo i commenti. Questo perché volevo dirvi del coraggio che ci vuole nel... Allora, io ho fatto questo piccolo cartello, ma giusto così per... niente, non si vede perché è su bianco. Allora, comunque, il coraggio per fare una fotografia e una comunicazione ci vuole tanto coraggio, perché il coraggio è composto in quattro fasi: dal pensiero, intanto il pensiero di pensare di fare qualcosa di coraggioso, quindi già prima di partire da qualcosa di coraggioso, nel crearlo. Il momento, quello più difficile, è di pubblicarlo, di trovare poi, di avere le palle per pubblicare quel messaggio che tu hai fatto. Perché tu puoi fare una cosa
avant-garde quanto vuoi, moderna o comunque fuori dagli schemi, ma poi dopo devi avere il coraggio di pubblicarlo. Pubblicarlo vuol dire pagare una rivista, quello che è, comunque di metterlo, di pubblicarlo. E la quarta è di perseverare. Vai avanti pure con il video, quello sotto, così tanto leggiamo i messaggi nel frattempo. Oggi, se io... qualcuno mi avesse dovuto chiedere, diciamo, di creare un'immagine per la moda, sicuramente una cosa del genere sarebbe stato molto difficile da realizzare per un cliente. Perché poi quando un cliente inizia a leggere, ma non scherzo, se lo mettevi... E mettetevi una mano sul cuore, una nel cervello, licenziate il social media manager e così via. Davvero di pessimo gusto, e qualcuno magari crede sia pure una mascherina norma, speculazione totale, via. Adesso non le sto a leggere tutte. Immagino la scena del copy che mostra al board la proposta di comunicazione di tutti che la provano, da rinchiudere in manicomio, tutti. Già avevo buttato tutti i vostri prodotti dopo la pubblicità fatta con Toscani. Dopo questa vi taglio proprio anche dalla mia lista. Vi tolgo anche dalla mia lista. Se è un prodotto veramente in vendita siete degli sciacalli. Se invece è una trovata pubblicitaria, beh, basta leggere i commenti per capire chi vi è riuscito proprio bene. Vergogna. Vabbè, adesso è andata avanti. Quindi un designer, un creativo che crea un'immagine, la pubblica, la pensa, la crea, trova il coraggio di pubblicarla e questa poi è il risultato, hai due soluzioni. O perseverare o rinnegare quello che hai fatto, scusandosi che sicuramente poi sarebbe un disastro. Noi siamo andati... Le aziende vanno in crisi, bastano tre scritti così, le aziende, anche le più grandi, vanno in crisi. Bastano tre idioti che dicono che non gli piace quello che fai, che il capo marketing delle aziende va in crisi. Ma guardate, e poi tra l'altro anche commenti molto diversi, perché se leggete i commenti su Instagram c'è dei commenti un pochettino più elevati. Su Facebook invece è proprio il disastro totale, quindi anche le due piattaforme ti fanno capire anche la percezione delle due piattaforme rispetto all'immagine. È una vergogna, veramente... non ci sono parole. Quindi noi siamo andati avanti e abbiamo perseverato, non abbiamo neanche risposto a questi commenti così via. Però chiaramente tutte le persone a me attorno, compresi i miei ragazzi collaboratori dello studio, compresa mia moglie, compresa degli amici che si chiamavano, ma non rispondete a questi qua, avete visto cosa sta succedendo? Ah, hai fatto proprio un bel lavoro e così via. Credo che la stessa immagine, se noi la pubblicassimo oggi, che è il 3 di maggio, è vecchia. Che è il 3 di maggio, quindi sono passati due mesi, aprile e maggio, susciterebbe totalmente un altro tipo di approccio, un altro tipo di commenti. Quindi l'immagine che si crea è totalmente condizionata anche dal momento storico in cui si pubblica. Un'immagine pubblicata, pensate, solo due mesi fa viene percepita in maniera totalmente diversa oggi, dopo due mesi. Questo è interessante come approccio anche. Logico, per quello che dico vorrei avere le foto fatte adesso. Vabbè, comunque è una cosa che io dico sempre. Per fare una cosa, qualsiasi azione di valore, soprattutto l'artista, l'azione dell'artista deve... non dico scioccare, ma deve creare problemi soprattutto a chi la fa. Cioè se tu non sei imbarazzato, dici Madonna, è giusto o no? Di quello che fai... No, ma io ho tanti dubbi. Non sarà mai qualcosa di eccezionale. Se tu fai qualcosa di veramente eccezionale, il primo a essere imbarazzato dovresti essere tu che la fai. Io godo quando dico Madonna, ho fatto una roba, Madonna... ho spaccato il vaso cinese in casa. Capito? Deve essere un po' così. Devi riuscire a fare qualcosa di cui tu stesso devi aver paura che può essere un grosso insuccesso. No, ma assolutamente. Ma poi quando oggi, magari una volta che non c'erano i social, quindi pubblicavi un'immagine sul Corriere della Sera, su Vogue, su Elle, quello che era, non avevi una risposta immediata su quello che era. No, infatti i manifesti censurati dopo che ormai erano già stati tirati giù dal tempo. Sì, però ora il commento positivo e negativo arriva immediato. E quindi immagini te il proprietario di un'azienda che si inizia a leggere una cosa del genere, qualcosa come potrebbe reagire. Io comunque, quando l'ho pubblicata questa cosa qui, è chiaro che, è come dici te, sei instabile, sei in mezzo alla nebbia, non sai cosa stai facendo. Bravo, devi avere coraggio. Questa è sicuramente la lezione che oggi cercheremo con le tante di
con le tante dirette, con i tanti collegamenti di dare, perché il coraggio è un po' alla base di tutto nella creatività, e quindi i nostri tanti ospiti oggi cercheranno di spiegarlo. Marco, grazie mille di essere stato con noi. Salutiamolo grazie, tutti. No, come vedete, stiamo dando diverse angolazioni e letture dell'immagine moderna, no? Quindi abbiamo degli interventi. Posso aggiungere solo una cosa e poi vi saluto? Prego. C'è quell'immagine bellissima di Bob Norda che fece sulla Pirelli, che è legata al movimento. Falla vedere, Spookes, per favore. Un marchio famoso. Sì, ma non è in realtà un marchio, perché era un poster. Sì, me lo ricordo. L'ho conosciuto bene il Bob. Lui ha fatto... Okay, questo qui è Max Huber, quello lì con la Pirelli che gira. Ok. Ecco, questo qui, diciamo, è quello che... Stiamo parlando in questo momento anche dell'essenzialità della fotografia. Cioè qui, questa è una grafica che diventa un'immagine, che diventa un movimento, che diventa un pneumatico, che diventa velocità, che diventa direzione. È una cosa fantastica questo poster. Questo qui è di una sintesi mostruosa. Come la mascherina, è molto difficile, e l'avete detto anche prima, arrivare alla semplicità, all'essenza delle cose. Noi dobbiamo lavorare proprio in quella direzione lì. Cioè, dobbiamo togliere. Avete visto dove ero partito? Io ero partito da uno con un vassoio, la pista, la roba, un disastro. Cioè... E adesso abbiamo tolto. È molto interessante questa immagine qua, poi la potrete comunque rivedere dopo. Va bene. Ciao Marco, grazie mille di essere stato con noi. Ciao, grazie tante Marco. Ciao. Ok, io direi che possiamo passare a commentare il prossimo blocco di fotografie. Fabrizio, bisognerebbe... Come siamo in orario? Siamo abbastanza, leggermente in ritardo, ma abbastanza bene, no? direi bene. Faccio complimenti a tutti perché adesso sta funzionando, mi sembra. Sta funzionando tutto. Sta funzionando molto meglio di quando facevamo le prove. È vero. Ringraziamo... Allora, domandiamo subito quando l'ha fatta. Chi ha fatto sta foto? Intanto da YouTube fanno i complimenti a Morosini. Vorrebbe vedere. Digli che vorrebbero vederlo nudo. Allora è biondo con i riccioli quando è nudo. Diglielo. Facciamo i complimenti anche noi a Morosini. Grazie e grazie tante per questa lezione. Vuoi fermarti subito su questa fotografia, Oliviero? Non so, vediamole tutte veloci e poi torniamo. E qua ce n'è tante, interessanti, devo dire. Un bel gruppo di... A parte queste demenziate qua... Dobbiamo ricordarcene una, Bene, tu ci sei? Bene? No, Settimio si deve essere allontanato un attimo, Settimio. Allora, tu le hai viste tutte? Guardiamole, no, stavo rispondendo, forse Susanna che ha l'occhio attentissimo, le hai viste tutte, Susanna? Sì, le abbiamo viste tutte perché le abbiamo viste tutte, però quelle scelte hanno il nome dell'autore come nomina della fotografia, per cui si individuano. Qua ce n'è tantissime, è il gruppo più forte adesso, devo dire. Qua la solita lumaca. Finito? Una delle scelte era questa di Occhio Nudo. C'è l'autore di questa immagine? Se c'è, stacchi il microfono e si palesi. Come si chiama, Fabrizio? Occhio Nudo. Non c'è? Michael, tu ci senti? Sì, vi sento. E magari sta seguendo da te, questo è l'autore di questa fotografia o no? Allora, chiedo alla chat di YouTube se siete autore di questa foto di scrivermi, così insomma vi leggo, vi metto in contatto. Peraltro
In tanti scrivono un po' di commenti sulle foto, dicono... Forza! Per esempio Tiziano dice la foto mossa è un classico all'estrema potenza di una foto che ha come tema il movimento. Stefania dice secondo me non bisogna essere tecnicamente bravi per trasmettere un messaggio. Siate costanti e la soddisfazione sarà immensa. Ferma quella foto lì con le mani e le ginocchia. Ecco, questa foto è di Yuffa. Yuffa. Ciao. Eccola. Carlotta. Ciao, avvicinati un po' di più al microfono. Con la Ippo c'è il nome? Sì, Carlotta. Carlotta, di dove sei? Sono sarda. E sei in Sardegna adesso? Sì, sì, sono a Sassari. Brava. E quando l'hai fatta sta foto? L'ho fatta giovedì sera o venerdì sera? Giovedì sera. E chi sei tu quella? Sì, sono io. Non doveva essere questa in realtà la foto, però avevo un'altra idea. Poi... Non mi interessa, io giudico ciò che vedo. Non sì, no, e volevo raccontare il fatto che... No, non raccontare la foto che avrei voluto fare. Parliamo di questa. Ok. Sì, no, è che è nata da un momento in cui non riuscivo a fare quella che avevo pensato. Cos'era quella che avevi pensato? La raccontano, visto che ci era un movimento di linee sempre del corpo, del mio corpo, però non mi piacevano assolutamente, quindi mi sono messa un po' a giocare, a pensare in realtà come mi sentivo in questi giorni, in questo periodo, e così rispecchia abbastanza il mio stato d'animo. Per fortuna non sei riuscita a fare l'altra. Sì, no, infatti sono abbastanza... è andata bene. Devo dire che è abbastanza incredibile, cioè, nella sua, questa, come dire, uno che non ne può più. Sì, Spossamento psicologico fatto con due mani e due ginocchia che si mettono insieme, cioè quei piccoli movimenti, qui è incredibile, guardate bene. Capisci da dove... per me non esiste la foto bella però che non dice niente. sono come la Barbie doll. No, allora qui c'è tutto e non c'è niente. Esatto. Vuol dire fortissima questa foto. C'è movimento. Ma qui c'è, sopra qua, c'è una persona che è sfinita dal movimento. Sì, praticamente. Quanti anni hai? 33. E che mestiere fai? Sono un medico. Ah, sei medica. Sì. E medica come? Adesso lavoro in guardia medica qui in Sardegna, in attesa di evoluzioni professionali. Quando saremo tutti all'ospedale tra un po'. È stato difficile in questo periodo fare il tuo lavoro? Abbastanza, sì. Io, ripeto, non lavoro in ospedale, quindi non posso raccontarvi ciò che si vive in ospedale, però nel territorio la parola che mi viene in mente è l'abbandono completo, cioè siamo stati un po' abbandonati anche noi sanitari. Certo. Carlotta, è una bellissima fotografia la tua. Devo dire che questo decentramento la rende ancora più forte. Madonna, ce la immaginiamo centrata, non perderebbe metà della sua carica. No, avrei potuto centrarla, ma no. Però è bella così. No, non è potuto fare. Questa è la foto. Per tornare, forse, se proprio si vuole, per tornare a quello che diceva Settimio, è forse l'anello la cosa che dà più fastidio. È un tatuaggio, quindi tatuaggio, buono, allora non si poteva proprio. Per fortuna non vedo che è un tatuaggio. Per me invece l'anello è mica male, la donna sposata che ne ha piene le palle. Anche da YouTube sono piace molto, devo dire. Dacci dei commenti. Da YouTube dicono molto bella. Questa non è una semplice foto, ma è concreta. Poi dicono proprio alta categoria rispetto alle altre. Non esiste la questa davvero di impatto, molto bella. Insomma, sono tutti in linea. Adesso scorrono velocissimi i commenti, non riesco a leggerli. comunque, sì, sono tutti d'accordo sul fatto che sia molto bella, molto di impatto, ecco. Ecco, mi piace
che ci sia un esempio così per spiegare cosa ci vuole, cosa deve essere un'immagine, che è l'essenza di tantissime cose qui. Il movimento, queste ginocchia insieme, che, di qualcuno che si affloscia quasi, no? Con le mani che arrivano fino a, proprio è strano in su verso il pube, che non si sa bene se inizia lì o no. Più o meno. Ecco, lì forse è un dettaglio che non è preciso e gli fa perdere un po' di classe, non so, io devi forse... Vabbè. Rosana dice, è diversa dalle solite, esprime il movimento anche se non c'è. No, altro che se c'è un movimento è una cosa complessa, non è che deve essere una roba... Il primo movimento è come muovendo la macchina, poi il movimento, questo altro che movimento qui. La spossatezza è il risultato di un grande movimento. Va bene. Fabio Ferrara dice, la vedo come la prossima pubblicità della Benetton. Ma la solita battuta del cazzo. Sì, perché, quale ragione? Queste qua sono grandità del cazzo, scusigli, rispondi così. Non farti censurare però. No, non mi farò censurare. Ti hanno sentito, Livio, direi che ti hanno sentito. Carlotta, grazie mille, ciao. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Va bene, io direi che è arrivato l'ora, se c'è, del nostro prossimo ospite, che è il fotografo Tony Thorinberg. Tony, ci sei?